questo numero, tumore della vescica, in viaggio verso la prevenzione con Merck Italia. Sinus, sana alimentazione, chiave per contenere malattie non trasmissibili, le raccomandazioni dell'OMS. Carcinoma polmonare iniziale, in UE terapia mirata adiuvante che migliora sopravvivenza. E ancora, al via campagna, la policitemia è vera, io non aspetto. Colpa medica e medicina difensiva, il convegno di CIC e Tor Vergata a Roma. Conosci il tumore alla vescica? No, sinceramente non ero proprio consapevole. Mi sono reso conto che ne sapevo realmente ben poco. Purtroppo sì, ci devo convivere. Sono circa 29.700 i nuovi casi di tumore vescicale ogni anno in Italia. Un numero considerevole per una patologia oncologica subdola che colpisce silenziosamente, senza sintomi specifici iniziali. Un silenzio che può ostacolarne la diagnosi precoce e per questo renderne più difficile il trattamento. Spesso i pazienti vengono a conoscenza di questa patologia in una fase estremamente avanzata. Di solito si manifesta tra i 60 e i 70 anni di vita, con una netta prevalenza del genere maschile, con un rapporto di 3 a 1 rispetto alle donne, e la sintomatologia può rappresentarsi con ematuria, cioè dalla presenza di alcune tracce di sangue nelle urine, ma questo spesso è un fenomeno di tipo transitorio, quindi il paziente o la persona che si rende consapevole di avere queste tracce di sangue nelle urine deve immediatamente consultare il proprio medico curante. Negli ultimi anni sono venute a disposizione numerose terapie per riuscire veramente a prolungare la sopravvivenza di questi pazienti affetti da tumore della vescica. Ma uno degli elementi essenziali è il cosiddetto approccio multidisciplinare. Oggi chirurgo, radioterapista, oncologo lavorano insieme per decidere insieme qual è la migliore opzione terapeutica per i pazienti. Per sensibilizzare sul tumore della vescica, in Italia la quinta neoplasia per incidenza e in urologia secondo solo al tumore alla prostata, Merck Italia, affiliata italiana dell'azienda impegnata nell'innovazione scientifica e tecnologica operante nei settori healthcare, ha lanciato la campagna In viaggio verso la prevenzione, un'iniziativa partita in occasione del Bladder Cancer Awareness Month, rappresentata da una grande valigia a Milano, Roma e Bari, simbolo del bagaglio di conoscenze necessarie per affrontare una patologia che richiede un'attenzione prioritaria. Conoscenze diffuse attraverso materiali informativi distribuiti presso il particolare stand per apprendere maggiori dettagli sulla patologia oncologica. L'iniziativa è patrocinata dall'associazione Palinuro, pazienti liberi dalle neoplasie urotiliali, e Siuro, società italiana di uro-oncologia. Le persone normalmente sane, quando si sentono parlare di tumore, magari cercano di distogliere l'attenzione. Non è sicuramente un argomento interessante fino a che, ohimè, uno ci si trova dentro. Ecco, ed ecco che invece per noi l'informazione è importante, perché anche l'informazione poi in fondo è una forma di prevenzione. Sapere aiuta. Sono 41 milioni, pari al 74% del totale, i decessi a livello globale per malattie non trasmissibili, come quelle cardiovascolari, il cancro, il diabete, l'obesità e le malattie respiratorie croniche. Tra i principali fattori di rischio, oltre al tabacco, l'inattività fisica, l'alcol e l'inquinamento atmosferico, contribuiscono alle cosiddette morti per malattie croniche anche le diete non salutari, responsabili da sole di 8 milioni di decessi l'anno. Tutti fattori controllabili e legati anche ad abitudini e comportamenti alimentari errati. Ed è proprio il tema delle diete sane e sostenibili e alle più recenti raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che Anna Tagliabue, presidente della SINU, la Società Italiana di Nutrizione Umana, ha dedicato il suo intervento all'apertura del 44esimo Congresso Nazionale a Piacenza. Gli elementi fondanti per un'alimentazione sana, come sono stati spiegati durante la lettura dell'OMS, sono basati su quattro principi fondamentali.
Il primo è l'adeguatezza, quindi un apporto sufficiente di nutrienti come quelli descritti proprio nei LARN e riduzione invece di altri nutrienti critici. Bilanciamento tra le varie fonti di macronutrienti nella dieta, grassi, carboidrati e proteine, una varietà di alimenti in modo da trarre il massimo beneficio da tutti gli alimenti che possiamo consumare nella nostra dieta. Infine non può mancare la moderazione e quindi una dieta che sia corretta anche dal punto di vista energetico per i propri fabbisogni. Bisogna quindi ricordare, sottolinea la SINU, che diete molto sbilanciate possono avere effetti anche gravi sulla salute, così come il consumo di quegli alimenti, quali zuccheri semplici, dolcificanti, sale e acidi grassi saturi e trans, solitamente associati a rischi per la salute. In particolare, l'OMS raccomanda che l'energia deve essere fornita per il 45-60% dai carboidrati, principalmente carboidrati complessi, per il 15-30% dai grassi, di cui meno del 10% saturi, limitando al massimo i grassi trans, il resto da mono e poliinsaturi. L'apporto energetico derivante dagli zuccheri liberi deve essere inferiore al 15%, per facilitare quell'auspicabile obiettivo di giungere a meno del 5%. Per quanto riguarda il sodio, è necessario ridurre il consumo di sale, che ne è la principale fonte, a 5 grammi al giorno, pari a mezzo cucchiaino. L'acqua deve essere la fonte di liquidi privilegiata, evitando bevande zuccherate soprattutto nei bambini. Bisogna preferire cibi non trasformati a quelli altamente trasformati e consumare moderatamente carne rossa e carne processata, limitando anche le cotture aggressive come le grigliature, che possono peggiorare gli effetti sulla salute. Tutte queste raccomandazioni si ritrovano anche nelle linee guida per una sana alimentazione redatte dal CREA, che prendono spunto dai principi cardine della dieta mediterranea, annoverata come un pattern dietetico non solo sostenibile per l'uomo, ma anche per il pianeta. La Commissione europea ha dato il via libera all'ampliamento dell'indicazione di alectinib, un inibitore del gene ALK, come prima e unica terapia a bersaglio molecolare in adiuvante, quindi dopo l'intervento chirurgico, nel tumore al polmone non a piccole cellule ALK positivo in stadio iniziale. A portare questa approvazione in Europa lo studio ALINA, pubblicato lo scorso aprile sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine. Lo studio ALINA è decisamente importante. Individua un problema, cioè nei pazienti che abbiano un tumore adenocarcinoma allo stadio precoce, operabile e operato, individua la possibilità che dopo l'intervento chirurgico la malattia abbia a recidivare più tardi di quando possa recidivare senza un trattamento specifico inibitorio della alterazione del gene ALK che viene individuata o prima dell'intervento o sul materiale chirurgico dell'intervento. I pazienti radicalmente operati sono stati trattati secondo due modalità di confronto. La chemioterapia standard che segue l'intervento chirurgico per 4 cicli, cioè 2 mesi di trattamento, verso 2 anni di trattamento inibitorio giornaliero in compresse a domicilio con il farmaco alectinib che inibisce, diciamo, il riarrangiamento del gene. E questi risultati sono stati, diciamo, decisamente importanti perché hanno valutato un abbassamento del rischio di recidiva di malattia di oltre il 74%, l'hazard ratio è 0,24, quindi siamo 0,76% di riduzione del rischio di recidiva della malattia. A oggi abbiamo il dato che riguarda la cosiddetta progression free survival, cioè la sopravvivenza libera da progressione. Io misuro da quando inizio il trattamento fino a quando tu recidivi, quella è la PFS, e qui abbiamo il vantaggio incommensurabile. Questo dato si tradurrà sicuramente in un aumento della sopravvivenza globale, che però non è maturo come dato. La policitemia è vera, io non aspetto. E questo è il titolo della campagna informativa realizzata da AIPAM, Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloproliferative, e AOP Health, azienda pioniera in Europa nelle terapie integrate per le malattie rare e la terapia intensiva. Scopo dell'iniziativa sensibilizzare su diagnosi, gestione e qualità di vita, aspetti chiave per chi soffre di questa patologia oncopatologica facente parte delle malattie mieloproliferative, gruppo di patologie croniche del midollo osseo caratterizzate da una proliferazione incontrollata di globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. Noi di AIPAM da sempre abbiamo come mission quella di informare
paziente in maniera autorevole ed equilibrata e deve essere consapevole e quindi informato e deve collaborare con il medico nella scelta della terapia più giusta. Ma cos'è la policitemia vera? È un tumore raro del sangue. Si tratta di fatto di una neoplasia cronica delle cellule staminali ematopoietiche nel midollo osseo che provoca un aumento del numero dei globuli rossi che talvolta si accompagna anche ad un aumento dei globuli bianchi delle piastrine. Questa malattia aumenta il rischio di complicanze trombotiche soprattutto, ma a lungo termine può evolvere in una mielofibrosi o anche trasformarsi in una leucemia acuta. La trombocitemia essenziale invece è una neoplasia mieloproliferativa cronica caratterizzata soprattutto da un aumento del numero delle piastrine. La diagnosi di policitemia vera di trombocitemia essenziale è talvolta difficoltosa perché le manifestazioni cliniche d'esordio, pensiamo ad esempio al prurito cutaneo, alla stanchezza, alla cefalea, sono molto specifiche e possono quindi essere attribuite ad altre cause in prima battuta. Spesso la diagnosi provoca disorientamento e ansia nel paziente perché sono patologie ancora poco conosciute. Per affrontare al meglio la diagnosi di cammino terapeutico è davvero importante che i pazienti abbiano accesso ad un'informazione corretta su questo tipo di malattie e che si instauri una relazione attiva e positiva con il proprio ematologo di fiducia. Solo pochi anni fa questa patologia era quasi sconosciuta e priva di terapie specifiche. Oggi però, grazie ai progressi fatti dalla ricerca, che svolge sempre più un ruolo centrale sulla qualità delle cure offerte ai pazienti, la situazione sta notevolmente migliorando. La precocità della diagnosi e anche la tempestività del trattamento sono molto importanti perché ci consentono di gestire più agevolmente la patologia e solitamente anche di migliorare la prognosi. La ricerca oggi offre trattamenti diversi che devono essere personalizzati sulla base delle caratteristiche specifiche del singolo paziente. Le diverse terapie possono non solo influenzare il decorso clinico, ma anche la qualità della vita quotidiana del paziente e dei suoi familiari. Sappiamo che la policitemia vera è causata da un'alterazione genetica del gene JAK2, che è stata scoperta solo pochi anni fa, nel 2005. Eppure in pochi anni la ricerca scientifica e clinica hanno fatto grandi progressi e ora i pazienti hanno a disposizione molte possibilità di cura. Le nuove terapie offrono un buon controllo della malattia e spesso sono anche molto ben tollerate. Nelle analisi a lungo termine iniziamo anche a vedere modificazioni in alcuni parametri biologici che si possono associare ad una stabilizzazione nel tempo e in alcuni casi anche alla regressione della patologia. E come si concilia nella vita quotidiana tutto questo? La qualità della vita di un paziente è indubbiamente legata alla scelta terapeutica. L'obiettivo è quello di convivere più a lungo possibile serenamente con la malattia senza dover rinunciare a un progetto di vita che deve tener conto delle peculiarità e delle aspettative e posso dire dei sogni anche di ognuno. Tutti i video e i materiali realizzati per la campagna La policitemia è vera, io non aspetto, saranno disponibili sul portale Officina del Paziente, progetto ideato da AOP Health in partnership con le associazioni pazienti, per condividere esperienze e attività volte a sostenere in tanti aspetti della vita quotidiana le persone che vivono l'esperienza della malattia e i loro caregiver. La colpa medica, le linee guida e il ruolo delle società scientifiche. Questo è il titolo del convegno promosso a Roma dal Collegio Italiano dei Chirurghi, il CIC, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Medici, avvocati, magistrati e professori universitari si sono confrontati sul tema della medicina difensiva e sulla responsabilità penale degli operatori sanitari in un'analisi attenta dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia. Sappiamo che il numero delle cause che intentate ai chirurghi è quasi di 35.000 all'anno, e però sappiamo anche che più del 96%, 97% di queste cause esiterà in un nulla di fatto. Questo quindi cosa significa? Significa un aumento dei costi esagerato per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale e anche un aspetto molto importante, l'aspetto della medicina difensiva che ogni chirurgo tende ad attuare. L'80% dei chirurghi almeno una volta ha attuato un procedimento di medicina difensiva, tipo non ha scritto in cartella delle cose più del dovuto, non ha operato pazienti a rischio, oppure ha
non ha ricoverato o ha ricoverato pazienti che potevano essere benissimo trattati anche in ambulatorio e così via. Questo voi capite che ha un impatto esagerato sul sistema sanitario nazionale come costi, che sono aumentati di 12 miliardi. Il tema della responsabilità derivante dall'esercizio delle professioni sanitarie negli ultimi decenni ha acquisito sempre maggiore visibilità e risonanza tra gli addetti ai lavori e presso l'opinione pubblica. È molto importante che si riescano a definire degli strumenti legislativi idonei e opportuni per far sì che il tema della responsabilità medica venga gestito al meglio, nel senso che da un lato è necessario preservare l'integrità ovviamente dei pazienti e fare in modo che si possano avere il migliore sistema di cura possibile, dall'altro che l'operatore sanitario, sia medico sia operatore sanitario in senso stretto, abbia la possibilità di agire con serenità e non necessariamente debba ricorrere a una medicina difensiva che non sempre può essere nell'interesse del paziente. Quindi c'è bisogno di rivedere lo strumento normativo che per adesso siamo congelati a uno scudo fondamentalmente che comunque già garantisce un certo livello di serenità adesso, ma è necessario rivedere lo strumento normativo per far sì che ci possa essere questo livello di serenità da parte del medico in tutta la sua attività e quindi andando a vedere bene qual è il profilo di responsabilità che si va a delineare. La medicina difensiva costituisce un costo importante per il sistema sanitario nazionale. In maniera sinergica dobbiamo lavorare all'interno delle strutture sanitarie, laddove la componente della medicina legale deve collaborare con gli igienisti e le altre specialità, quindi individuare dei percorsi virtuosi che portano al non verificarsi dell'evento avverso. Quindi questo è un profilo da implementare. La legge 24 nella parte iniziale stressa tutti questi aspetti, istituisce dei meccanismi virtuosi per realizzare il rischio clinico. Ripeto, i decreti attuativi ritornano su questo aspetto, siamo noi che li dobbiamo però adesso effettivamente rendere operativi. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salute@adnkronos.com. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata.